Ciao a tutti, sono Giorgia e questo è il mio canale. Oggi voglio parlarvi di una novità uscita per la casa editrice Bao e sto parlando per l'esattezza dell'età dell'oro di Cyril Pedrosa e di Roxane Muriel. Il volume viene 27 euro. Allora, la storia è ambientata in un ipotetico medioevo europeo e abbiamo Tilda, che è la nostra protagonista, che deve diventare regina alla morte del padre, ma a causa di un colpo di stato non riesce a ovviamente diventare regina, ma viene spodestata dal fratello minore e viene mandata in esilio. Nel tragitto che la porta dal castello al luogo del suo esilio, viene aiutata da due cavalieri, per essere precisi, da un cavaliere e il suo scudiero, quindi dal saggio Tancred e dal fido Bertil, che riescono a liberarla, e il primo volume si dipanerà su come la nostra eroina tenterà di salvare il regno. È il primo volume di quattro. Allora, questa è la trama a grandi linee. Come possiamo definire il volume L'età dell'oro? Tutta la trama viene dipanata su un ipotetico testo filosofico, appunto L'età dell'oro, che descrive un ipotetico mondo in cui tutti gli uomini sono in pace con gli altri, non esistono differenze di classe, c'è cioè l'uguaglianza delle persone. Ecco, tutti quanti stanno cercando il tesoro che sta nella città dell'età dell'oro. Quindi la nostra protagonista, il fratello, Tancred, che ricorda molto Tancredi come personaggio, e tutti i personaggi secondari. Allora, il volume è molto impegnativo anche come grandezza, cioè vedete, questa è la mia mano, è quasi due volte la mia mano. Le tavole sono molto particolari perché si dipanano su tavole a toto, quindi tutte e due le pagine, in cui c'è quasi dell'interattività, nel senso che vediamo i personaggi spostarsi di centimetro in centimetro. Esempio, per farvi un esempio, vedete come nella stessa tavola vediamo Tilda in più angolazioni? E vedete come il tratto è estremamente particolare e stilizzato, passando dai toni del blu e del rosso. Tutto il volume si dipanerà tra i toni del blu e del rosso. Ecco, altro esempio. Vediamo come si mette a fuoco, perfetto. Vediamo come Bertil qui sopra si sposta nella scena. Vedete come si sposta nella scena il nostro coprotagonista. Ecco, tutto il volume si dipana in questa maniera a livello grafico, oltre con fantastici primi piani, ecco, magari vedo di non mettervi degli spoiler. Vedete come è strutturato, con tratti molto spigolosi, i cavalli molto magri, stilizzati, ecco. Tutte le tavole sono più o meno così. Perché mi è piaciuto tantissimo L'età dell'oro e non vedo l'ora che esca il secondo volume? Perché sembra un trittico medievale a livello grafico, con questi tratti molto spigolosi, l'età dell'oro e dell'abbondanza, i nostri protagonisti che per tentare di ritrovare il temuto tesoro dell'età dell'oro perdono se stessi, a parte Tancredi, che Tancredi è tipo Dio in terra, nulla lo smuove, è il fido cavaliere senza macchie e paura, non viene tentato da nulla, ecco. Qui invece vediamo principesse all'inizio della storia che comunque sono rette, pie, e per raggiungere il potere si sporcano in un certo senso. Mi è piaciuto molto il fatto che ci sia una spasmodica ricerca della verità all'interno di questo volume e che la verità sia nascosta, sia criptica, e questo mi ha reso il volume di una bellezza squisita, sinceramente. È bellissimo come ci sia anche l'aspetto rivoluzionario, perché comunque, mentre i regnanti stanno battendo tutto il regno per cercare questo benedetto posto in cui dovrebbe esserci il tesoro dell'età dell'oro, ci sono i moti rivoluzionari dei contadini che non sono più disposti a sottostare alle leggi. Infatti dicono: amico, ricorda gli inverni andati, giammai dai tiranni nulla fu donato alle armi. Quindi c'è anche un profondo sentimento di lotta di classe all'interno di questi volumi, oltre che questa spasmodica ricerca della verità, una
ragazza che non vuole stare ai dettami della società, in un certo senso, che la vorrebbero moglie e madre, invece Tilda non ci sta. Tilda è stata designata come erede al trono da suo padre, con cui comunque non ha mai avuto un grandissimo rapporto, però rispetta la scelta del padre che la vuole come regnante, cosa che invece i consiglieri del re non condividevano in un certo senso, preferivano usare il fratello minore della protagonista in quanto più malleabile e notoriamente più stupido. Il volume è bellissimo, anche perché non è la solita graphic novel, ovviamente le tavole sono molto interattive. Poi mi è piaciuto molto che nel primo volume non si sia voluto spiegare tutto. Tilda ha dei flashback, come se in lei convivessero due personalità completamente diverse. Infatti, vediamo come nella seconda parte del volume la seconda personalità di Tilda, quella leggermente più aggressiva, prenda totalmente il sopravvento. E questo rende la trama estremamente dinamica e particolare, cosa che non vedevo in una graphic novel da tantissimo tempo. Oltretutto mi è piaciuto anche il fatto che si voglia strizzare leggermente l'occhio anche alle comunità di donne. Vediamo in questo libro, in quanto abbiamo una protagonista estremamente forte, che è Tilda, che comunque viene salvata da una comunità di donne che aborre gli uomini. Quindi si strizza anche un po' l'occhio agli errori della chiusura, quindi alla chiusura di genere, tipo le donne che disprezzano gli uomini o dall'altra parte gli uomini che disprezzano le donne. È un'opera, dal mio punto di vista, a tutto tondo, cioè può piacere a chiunque, a chi vuole una graphic novel lineare, ma anche a chi adora gli intrecci e i colpi di scena. Sicuramente la consiglio, nonostante il prezzo sia impegnativo, perché mi rendo conto che 27 euro è un prezzo impegnativo, ma rendetevi conto che le tavole sono stupende e delle vere e proprie opere d'arte. Detto questo, la recensione finisce qui. Spero vi sia piaciuto, spero vi abbia invogliato a comprarlo. Qui sotto nell'area commenti ti lascio il mio contatto Instagram in cui potete vedere la mia quotidianità e gli acquisti che faccio. Ti invito a mettere mi piace al video se ti è piaciuto e iscriverti al canale e attivare la campanella per rimanere sempre sintonizzato sui miei ultimi acquisti. E oltretutto anche per vedere nuovi video in anteprima. Oltretutto in questa maniera, mettendo mi piace al canale, mi permettete di far crescere il canale e di portare ogni volta contenuti sempre migliori. Detto questo, la recensione veramente finisce qui e vi saluto. Ciao a tutti!